Io credo innanzitutto è fondamentale quello che sto riscoprendo nel mio percorso, perché io sono passato personalmente, qui parlo di un'esperienza personale, sono passato dal vergognarmi di essere un montanaro, figlio di contadini, ad esserne orgoglioso. In tutto questo io devo dire che in questo percorso che ho fatto e anche negli studi che ho fatto in questi anni su questi temi, dall'antropologia culturale, eccetera, eccetera, ho capito che veramente una cultura non è una cosa semplice da spazzare via in un popolo, ma è una cosa molto potente ed è quasi impossibile spazzarla via. Quindi un popolo innanzitutto non deve farsi prendere la paura di aver perso la sua cultura, perché quello potrebbe portare a innescare una reazione violenta opposta, quindi si potrebbe innescare un meccanismo opposto. È vero anche che avendo forzato un popolo ad andare in una direzione che non era la sua, anche questo può generare il meccanismo opposto. Quindi bisogna innanzitutto evitare di scadere in fanatismi o nazionalismi o isolazionismi che portino a credere che il nostro popolo sia meglio degli altri. Ma anzi, forse lì è importante iniziare a fare una riflessione e iniziare a guardarsi intorno, e vedremo che ci sono altri popoli che stanno in questo cammino, e quindi è più interessante andare nella direzione di un dialogo tra i diversi popoli, riniziando a riscoprire la propria cultura senza estremi fanatismi, perché una cultura è una cosa molto più profonda dai codici esterni e basta, è una cosa molto più radicata e è molto più interna, e forse è più interessante andare in quella direzione. Uno dei punti fondamentali nella nostra battaglia è ovviamente è la cosa più importante che io ritengo alla base di tutto, è la non violenza. Cioè, noi siamo un gruppo non violento per definizione, cioè le nostre battaglie non andranno mai su direzioni violente, e la non violenza intendiamo una non violenza attiva, una non violenza più simile a quella di Gandhi, ecco, diciamo, nella riscoperta delle nostre culture, nel cercare di riprodurre qui quello che è possibile produrre qui, cercare di riappropriarci del nostro territorio a partire dalle nostre forze, dimostrando che è possibile ricostruire una vita qui con la nostra cultura. Quindi io credo che sia quello. E poi credo che anche non ci debba essere la fretta di innescare questo meccanismo, perché la fretta potrebbe portare anche quella verso estremismi che non saranno utili a questo tipo di riconquista, perché bisogna andare con un adattamento crescente verso questa direzione, cioè capire che oggi siamo qui e questa è la condizione data, mirare dove vogliamo andare, adattandosi in un modo crescente, senza creare delle rotture profonde che poi creano degli strappi che molte persone non riusciranno nemmeno a capire. Quindi bisogna fare in modo che anche tutta la popolazione, poi piano piano, quindi con una grande campagna di comunicazione, anche usando i social media, usando altre questioni, e facendo riaffezionare, come si diceva prima, le persone alla propria cultura, al proprio territorio, facendo capire che il proprio territorio è un territorio importante, che ha permesso di vivere lì fino a ieri, che ci ha dato la vita magari per millenni o per centinaia d'anni in alcuni casi, e significa che ce lo potrà dare per altrettanto tempo. Quindi grande comunicazione, non violenza, un adattamento crescente, evitare i fanatismi il più possibile, senza però comunicare quello che uno sente profondamente, insomma.